Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 2 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Ben venga maggio e il gonfalone amico. Così il poeta Guccini nella canzone dei 12 mesi, e oggi il suo saluto trova pienamente d'accordo anche voi, segno di primavera che in maggio, almeno per due terzi, festeggia il compleanno. Promettente l'inizio, con un mix di tradizione, la luna, ed innovazione, Urano, distanza a casa vostra, sostenuti dal sestile in gioco tra l'astro guida Venere e Plutone, anch'esso griffato dall'elemento Terra. Dunque campagna, montagna, collina, dove incontrarsi, amoreggiare, gustare la vita e la natura. Se un'amicizia è pronta a diventare amore, perché non scambiarselo quel primo bacio galeotto al riparo delle siepi di biancospino? Attenti però, le fate sono gelose, non cogliete i loro fiori, annusateli soltanto. Così vi redarguisce il severo Saturno allo zenith, ben attento ai confini tra realtà e fantasia, lecito e illecito. Da qualsiasi parte la osserviate, la politica ormai vi disgusta, ai vostri occhi è solo un bieco gioco di potere, ma la natura vi consola, ricordandovi che il mondo è ancora un bel pianeta, sul quale vale la pena di vivere, a patto che si riesca a salvarlo. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Nettuno conferma una generale prudenza in voi, tuttavia non siate così prudenti nel controllare la salute e la vostra alimentazione. Studiate di rispettare la dieta che vi siete prefissi. Spese per la casa, vorrai rendere più accogliente la tua abitazione. Ti stimeranno per la tua spontaneità. Serata magica per i nati lunedì dopo le 15. Tanto amore per loro. Sarai attivo e brillante. Bene il lavoro. I collaboratori ti ammireranno. Riceverai anche alcuni complimenti da chi non te lo aspetti. Affrontate gli ostacoli direttamente, curate le pubbliche relazioni. Finalmente riuscirete a sistemare una questione che vi dava pensieri. Oggi, se siete nati di venerdì, potreste perdere o smarrire qualcosa di importante e di prezioso. Per tutti gli altri prestate sempre tanta attenzione a dove riponete le vostre cose e cercate di non dimenticare soprattutto dove l'avete messe. Se siete alla ricerca di un primo lavoro oggi, provate a considerare l'ipotesi di mettervi in proprio con l'aiuto di una persona a cui state particolarmente a cuore. Intorno a voi una persona che conoscete da molto tempo vi attrae sensibilmente e particolarmente. Se la vostra fantasia vi spinge a farlo, evitate di prendere voi l'iniziativa. Siete più distratti del solito, badate al concreto e non alla forma. Meditate sempre di prendere una decisione. A volte rischiate di essere impulsivi. Non adagiatevi sugli allori. Adesso c'è bisogno di farsi coraggio e di reagire con forza e determinazione. Oggi ascoltate solo il vostro cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia. Non mostratevi timidi oggi nei confronti delle persone, in quanto la vostra personalità dovrà spiccare su quella altrui se volete che la persona che vi piace si accorga della vostra esistenza o se volete recuperare qualche punto perso con il partner. Siate intraprendenti sia nel lavoro sia nella vita personale, dove potrete avere considerevoli risultati. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Un grandioso sole transitante nel vostro segno vi dona un'energia e uno slancio tale per contrastare qualche piccolo malumore oggi presente nell'ambiente familiare dovuto a Saturno Acquario in angolo dissonante per il vostro segno se appartenete alla terza decade. La giornata di domani si chiude in modo positivo. In questo periodo state ritrovando energia e dovete sfruttare questo miglioramento per fare chiarezza. Dovete capire cosa è giusto e cosa non è giusto. Le storie d'amore nate in questo periodo iniziano con buone premesse. Potete permettervi diverse occasioni in questa giornata, che vi porteranno ad essere più spediti e concentrati,
sulle vostre questioni, personali e non. Di certo subirete l'influsso di coloro che ce l'hanno già fatta. Ad ogni modo, provate ad essere più predisposti con coloro che vi sono accanto e che, in qualche modo, potrebbero aiutarvi in questo processo di crescita. Sicuramente vi supporteranno. Veramente favorevole oggi solo il sestile in gioco tra il vostro astro guida Venere e Plutone che dal Capricorno continua a sostenere i vostri ideali come un'impalcatura inossidabile. Più versatili e votati al cambiamento invece i vostri inquilini Luna e Urano, strettamente abbracciati tra loro. Riguardo a politica, economia, insomma alla realtà storica in cui viviamo immersi, andate soggetti a forti cambiamenti. Confusi dalle tante notizie non sapete più da che parte stare e quali posizioni prendere rispetto alla situazione mondiale sempre più complicata e preoccupante, con la Saturno allo zenith in quadratura. Si dipinge un'atmosfera tutt'altro che felice, vorreste continuare a impugnare la bandiera della giustizia e della verità ma sotto sotto temete ricadute, dopo tutto anche voi siete umani. Amore ed Eros. Dopo una scampagnata o un breve viaggio il rapporto con una persona che già vi piaceva si sta rafforzando. Forse è davvero arrivato il momento di trasformare questa amicizia in un sentimento più solido e coinvolgente, fatevi avanti con una trovata originale che lascerà senza parole. Per le coppie già collaudate e anche un po' annoiate determinante il peso delle rispettive famiglie che invece di intervenire diplomaticamente a vostro favore gettano olio sul fuoco. Cari Toro, in amore dovete stare attenti a non fare passi falsi che paghereste pesantemente. Venere e Mercurio sono entrati nel vostro segno, per cui le buone notizie sono in arrivo. Anche sul lavoro potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Dopo tanti sacrifici, potete raccogliere i frutti. Venere e Plutone, gli dei dell'Eros e della forza di attrazione passionale, si trovano entrambi dalla vostra parte, occupando sia l'affettivo segno dei pesci che il passionale capricorno. Potete mettere a segno importanti e inaspettate vittorie amorose, specie se siete Tori single. I più favoriti tra di voi saranno coloro che nascono dal giorno 16 al 20 del mese di maggio, che vedranno alzarsi il livello del loro sex appeal come non sperimentavano da diverso tempo. Le coppie di lungo corso assaporano momenti di intensa fusione passionale e il probabile rinfocolarsi della fiamma del desiderio. Lavoro e denaro? Argomento spinoso e di punta quest'oggi, giornata appunto dedicata all'occupazione e ai problemi relativi, lavoratori in piazza, anche voi naturalmente che da quando avete Urano nel segno manifestate il lato più ribelle e di rottura rispetto all'opinione comune. Faticate ad accettare la gerarchia aziendale e considerate molti episodi veri e propri soprusi. Piacevole incontrarsi dopo una manifestazione con colleghi o amici del sindacato a bere qualcosa insieme. Lavoro, amicizia e complicità viaggiano sempre di pari passo. Chi è fuori città e non ha interessi politico-sociali prosegue il solito trend dei weekend primaverili a meno che il meteo stavolta non vi abbia fatto cambiare programma. In ogni caso tra cinema, letture e bricolage non rischiate comunque di annoiarvi. Siete sicuri che il denaro non vi manchi a causa delle vostre spese eccessive piuttosto che per uno stipendio troppo basso? Potrebbe essere il momento per rivedere il vostro stile di vita. Nel giorno della festa del lavoro, collocata giustamente nel vostro segno del Toro, uno dei più infaticabili e operosi dello zodiaco, vediamo quali sono le professioni, tra le tante, che più vi si confanno. Sono quelle legate alla cura del corpo, la medicina, o del benessere, della tutela della terra e della predisposizione a ritrarre e girare immagini. Citiamo allora quella di medico, di agronomo, di biologo, di fotografo e di regista cinematografico. Benessere. Nervosetti, il mal di schiena, effetto dell'umidità primaverile oggi non vi dà tregua, dovreste trovare il coraggio di muovervi. Fare ginnastica, camminare. In montagna dopo i primi momenti di forte indolenzimento i dolori iniziano a sciogliersi, la natura è la vera amica che vi cura e distrae dai vostri guai. Se sei stato indeciso sull'avvio di qualcosa, ora hai l'energia per fare il primo passo. Se hai tagliato o resettato, sei in grado di sentire gli effetti positivi. Questo è un giorno di forza, affermazione e fiducia.
Per lei, maggio, piena primavera, e con le amiche non perdete tempo. D'ora in poi, cadute le restrizioni, ogni weekend vi dedicherete all'esplorazione di siti di interesse culturale, borghi, castelli, musei a cielo aperto. Cultura e natura potenziali gemelle. Per lui, in mezzo tra dovere e piacere un fiume lattiginoso, tutt'altro che appetibile da guadare o attraversare a nuoto, anche oggi, nonostante la festività, divisi tra due fuochi. L'emergenza di lavoro e la libertà che adorate, oggi concentrata nel colore delle vostre bandiere. Colore delle emozioni, blu e elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.